video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questa particolarissima maglia che ho deciso di chiamare maglia rose e che la tecnica utilizzata per realizzarla è un po' diversa da quella che uso solitamente, ma partiamo per ordine. Prima di tutto il filato utilizzato, eccolo qui, è questo bellissimo filato che è della Adrian Wool e si chiama Imperatore. Già l'ho usato l'anno scorso nella tonalità del verde, questa volta sono andata ad usare questo rosa antico che io trovo veramente molto carino. Per poter realizzare questa maglia, che come potete vedere è molto larga, io ho utilizzato due di questi gomitoli lavorando con l'uncinetto del 5,5. Ora, per una taglia M ne occorrono 3, sempre 3 anche per una taglia L, anche perché io dell'ultimo gomitolo l'ho usato veramente tutto, non mi è rimasto niente, quindi una taglia M ne devo utilizzare diciamo metà e una taglia L l'intero gomitolo, quindi 3 gomitoli taglia M e L. Naturalmente ci sono anche altri colori disponibili, voglio farveli vedere, ops, che sono questo fantastico ottaneo o questo fantastico viola, che in realtà dalla telecamera sembra un blu ma in realtà è un viola, va bene. Comunque oltre a questi ci sono anche altri colori, c'è il verde scuro, mi pare ci sia il marrone, c'è sicuramente il beige, quindi veramente potete fare questa maglia nei colori che preferite. Inoltre vi metterò anche il link sempre in descrizione dell'imperatore, però quello stampato, quindi se volete qualcosa sempre monocolore però che abbia quegli sprizzi di colore, diciamola così, c'è quindi lo stampato e vi metto il link anche di quello, così potete optare anche per un filato un po' sempre di come questo, però di colore diverso e quindi che si può lavorare sempre con l'uncinetto del 5,5. Per quanto riguarda quindi la lavorazione che vi dicevo, il modello è diverso dal solito perché questa volta sono andata a realizzare due pannelli, uno avanti e uno indietro, che poi sono andata a cucire lateralmente sulle spalle, però come potete vedere la cucitura laterale si vede veramente poco. E questa è quella sulle spalle. E per realizzare la parte del corpo della nostra maglia, io sono andata a ripetere sempre due giri, che mi ha permesso di avere questa lavorazione in rilievo. Un'altra cosa che mi piace un po' è che la lavorazione tende ad andare qua, vedete, un po' di traverso, e questo rende la maglia ancora più movimentata, e mi piace questo piccolo particolare che è venuto fuori dalla creazione. Una volta cuciti due quadrati o rettangoli, mettiamo così, sono andata a fare le maniche. Come potete vedere ho optato per una lavorazione diversa, questo perché volevo un po' una maglia meno monotona possibile, ma anche per non annoiarmi io nel realizzarla. E poi sono andata a rifinire il sotto con lo stesso motivo delle maniche, però ho fatto solo un motivo, anche perché come ho detto mi ha quasi finito del tutto il filato. Come potete vedere questa maglia è molto larga, mi piace per questo, quindi questo stile di maxi maglia però comunque corta, non troppo lunga. E naturalmente io nella tutorial vi dirò tutte le indicazioni, anche in misure, in modo tale che chi la vuole fare più stretta può farla tranquillamente più stretta. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla, e se è così poi mi raccomando mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Sferuzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia io ho deciso di utilizzare il filato Imperatore il numero 21, che è questo bellissimo rosa antico, anche se sembra un po' più sul fucsia, un rosa molto carico, in realtà è un rosa molto più delicato. Questi sono altri colori che trovate presenti tutti sul sito. Dicevo, allora, per quanto riguarda l'uncinetto io utilizzerò l'uncinetto 5,5 e andremo a fare due pezzi, diciamo due rettangoli, uno avanti e uno indietro. Le catenelle da montare devono corrispondere all'altezza dalla spalla fino a giù, ossia fino a quanto volete lunga la vostra maglia. Nel mio caso, per avere circa 52 centimetri, io ho messo 53 catenelle. Nel caso in voi volete fare la lavorazione più lunga, dovete almeno mettere più catenelle. Non c'è un multiplo, quindi potete mettere dispari, pari, non è assolutamente un problema. Ricordatevi solo che dovete montare tante catenelle fino ad arrivare alla lunghezza desiderata, ossia dalla spalla, se lo volete arrivare alla vita, se volete che arrivi ai vostri fianchi, in base a quello, quindi a quanto misura in altezza il vostro la distanza tra la spalla e il punto in cui volete che vi arrivi la maglia, mettete tante catenelle ad arrivare a quella lunghezza. Ora, io, come vi ho detto, nel mio caso monterò 53 catenelle e poi si lavora da un lato all'altro, quindi le catenelle
qui diciamo che è una vostra spalla, questa è l'altra spalla, le catenelle vanno quindi dalla spalla in giù, si lavora quindi in maniera orizzontale, quindi la lavorazione che andremo a fare ci farà la larghezza che va da una spalla all'altra, quindi più giri faremo più arriveremo da una spalla all'altra. Io naturalmente vi dirò quanti giri ho ripetuto. Il lavoro che andiamo a fare si ottiene su due giri, quindi andremo a ripetere sempre due giri e ve li faccio vedere. Andiamo a fare il primo giro, che è semplicissimo. 2 catenelle che sono sta prima maglia alta, salto la prima maglia alta di base e vado a fare nella successiva una maglia alta. Vado a fare una maglia alta in ogni catenella, quindi in questo caso io ho un campione e vado a fare, mi sembra che ho montato 10 catenelle. Nella mia lavorazione vera e propria andrò a fare quindi 53 maglie. Quindi vado a fare il primo giro che è tutte maglie alte, quindi veramente semplicissimo. Terminato il primo giro, mi giro con la lavorazione e vado a fare il secondo giro, che consiste invece nel realizzare delle mezze maglie alte. Quindi andiamo a fare 2 catenelle che sono la mia prima mezza maglia alta e poi vado a fare una mezza maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi prendo il filo, riprendo, esco da tutti i fili sull'uncinetto, prendo il filo, vado sulla maglia alta successiva, prendo il filo ed esco, prendo il filo ed esco da tutte le maglie. Quindi anche in questo caso semplicissimo. Questi quindi sono i due giri che vanno sempre ripetuti. Arrivo dove ho la terza, l'ultima maglia alta, entro nella terza catenella e vado a fare la mia ultima mezza maglia alta. Ci giriamo con la lavorazione, 3 catenelle che sono prima maglia alta e andiamo a fare una maglia alta sopra ogni mezza maglia alta. Quindi ripeto, sono due giri e sono semplicissimi. Quindi diciamo che, come vi ho detto, questa è una spalla, questa è l'altra spalla, questa è la nostra lavorazione. Qua a qui, quindi noi stiamo lavorando da giù a su, che è la lunghezza della nostra maglia. E questa è la lunghezza della nostra maglia. Noi andremo a lavorare in questa maniera, qui ci darà la larghezza, quindi da spalla dovremo arrivare all'altra spalla. E io naturalmente alla fine vi dirò quante volte ho ripetuto i giri, in modo da dirvi quanto mi è venuta larga la mia maglia, la mia parte avanti. E poi andremo a fare un altro rettangolo, un altro rettangolo quadrato, quello che verrà fuori uguale per la parte dietro, quindi si monteranno lo stesso numero di catenelle e si andrà a fare lo stesso numero di giri. Una volta fatto questi due quadrati o rettangoli, vi farò vedere poi come cucirli insieme e come poi andare a creare le maniche. Dunque, io ho terminato i miei due rettangoli, sono in realtà sono quasi un quadrato, però sono dei rettangoli e vi dico già che io ho realizzato il motivo ripetendolo per 16 volte, quindi ho ripetuto i due giri per 16 volte, più ho ripetuto di nuovo il primo giro. Questo mi ha permesso di avere una larghezza di circa 46 centimetri e, come vi ho detto, ho fatto due rettangoli, uno dietro e uno davanti. Adesso io andrò a cucire due rettangoli insieme lateralmente e sulle spalle. Lateralmente io andrò a cucire fino ad avere da qui uno scalfo di circa 15 centimetri, quindi lascerò 15 centimetri e cucirò insieme i due rettangoli, sì, da questa parte e da quest'altra parte, mentre qui in alto andrò a cucire per circa 7 centimetri, quindi anzi no, per circa 10 centimetri sia da questa parte che da quest'altra parte. Questo mi permetterà di ottenere lo scollo e le scalfi e poi così andare a realizzare le maniche, e vi farò vedere naturalmente come andare a realizzare le maniche. Mi raccomando, taglia M. Se io lascio 15 centimetri, una taglia M lascia almeno 17 centimetri, 19 se non anche 20 centimetri, una taglia L per gli scalfi, mentre qui potete decidere quanto andare a cucire tranquillamente in base allo tipo di scollo che lo volete, se lo volete più chiuso o più aperto. Quindi ripetiamo, io lascerò 15 centimetri scoperti e poi andrò a cucire, mentre per le taglie M lasciate 17 centimetri, taglia L 19 centimetri. Una volta fatto le cuciture, io farò una semplice cucitura passando il filo attraverso le maglie, andremo a vedere come realizzare la manica. Lavorerò sempre con l'uncinetto del 5,5, quindi mi aggancio da sotto, qui è dove ho la cucitura della spalla, qui è dove ho la lavorazione. Quindi, come vedete, qui ho già iniziato a fare l'altra maglia perché volevo vedere appunto come veniva il punto. Allora, ci agganciamo sotto, qui dove ho la cucitura, e vado a fare
una maglia bassa, quindi mi aggancio con una catenella, rientro un'altra maglia bassa, 3 catenelle di separazione, salto 2 maglie, 1 e 2, entro nella terza e vado a fare una maglia bassa. E vado a fare questo per tutto il mio primo giro, 3 catenelle, salto 2 maglie alte, entro nella terza e vado a realizzare una maglia bassa, 3 catenelle, salto 2 maglie, entro nella terza e realizzo una maglia bassa. Quindi vado a fare questo per tutto il giro. Ok, sto per terminare il giro e vado a fare il mio ultimo archetto e salto quindi le ultime 2 maglie alte. Mi raccomando, non è assolutamente un problema se qui avete una maglia alta o 3, saltatele tranquillamente, tanto poi non ci serviranno più, quindi qua non è un problema se nell'ultimo archetto vi rimane una maglia alta o 3 maglie alte invece che 2, assolutamente non è un problema. Tenete solo presente, se vi rimane una sola maglia alta, se andare direttamente a chiudere invece di fare un altro archetto, dipende dalla larghezza della vostra manica. Io comunque di archetti ne ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e con questo 11. Quindi vado a terminare il primo giro facendo una maglia bassissima all'interno della maglia bassa. Secondo giro, vado dove ho il primo archetto, tiro un po' la lavorazione e adesso vado a fare 3 maglie alte. 1, 2, e 3. Se non volete tirare il filo ma volete andare a fare direttamente le 3 catenelle per la prima maglia alta, non è assolutamente un problema. E adesso vado a fare sempre 3 maglie alte in ogni archetto, quindi 1 2 3. Archetto successivo, di nuovo 2 maglie alte, 3 maglie alte, 1 2 3. Continuo così quindi per tutto il mio secondo e ultimo giro. Vi farò vedere come terminarlo e come riniziare poi il primo giro. Quindi veramente 2 giri semplicissimi, come 2 giri semplicissimi che abbiamo fatto appunto per il corpo della maglia. Ho voluto cambiare il motivo perché volevo dare un po' più di movimento alla maglia e non fare lo stesso motivo per tutta la maglia, anche perché dopo un po' comunque ammetto che facendo sempre solo 2 giri ci si può annoiare, soprattutto 2 giri del genere. E quindi adesso io finisco il giro e vi farò vedere appunto come ricominciare dal primo. Sto per terminare il mio secondo giro. Per andare a terminare io entro dove ho la prima maglia alta e vado a fare una maglia bassa. Adesso rientro qui dove si è creato questo piccolo foro e vado a fare la mia maglia bassa, 3 catenelle, salto le 3 maglie alte e vado a fare la maglia bassa, 3 catenelle, salto le 3 maglie alte e vado a fare la maglia bassa, 3 catenelle, salto 3 maglie alte e vado a fare la maglia bassa. Bene, quindi questi sono i 2 giri che andremo sempre a ripetere. Io vi dirò alla fine quante volte l'ho ripetuto. Sono ancora indecisa se fare le maniche a 3 quarti o manica lunga, in quell'altra sono ferma a maniche 3 quarti. Adesso continuerò a questa e deciderò provandola se va bene a 3 quarti o se invece fare direttamente le maniche lunghe. Naturalmente vi dirò quante volte ho ripetuto i 2 giri a seconda della maglia, comunque della manica che sono andata a realizzare. Allora ho terminato e ho deciso di fare la manica lunga. Ho ripetuto i 2 giri per 21 volte, sia a questa manica che a quest'altra, quindi i 2 giri per 21 volte. Poi ho rifinito, visto che mi era avanzato un po' di filato, ho rifinito la parte sotto della maglia sempre con questi 2 giri, andando a fare maglia bassa, le mie 3 catenelle e maglia bassa. La maglia bassa l'ho fatta in corrispondenza della striscia delle mezze maglie alte e poi sono andata a fare il secondo giro. Però avevo poco filato, quindi ho solo rifinito un po' facendo un bordino, un solo motivo, quindi il primo giro e il secondo. Mentre lo scollo lo lascio così perché mi piace questa struttura che ha un po' grezza, e poi sapete che non sono molto amante dei colli, quindi mi piace di più questo effetto molto a barca. Quindi possiamo dire che anche questa maglia è terminata.